la liberazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Ecco, nella prima lettura abbiamo sentito questa altissima definizione di Dio e poi nel Vangelo una sua realizzazione imminente. Qual è questa altissima rivelazione? È che Dio è amore. Dio è amore. Nella prima parte della lettera Giovanni aveva detto che Dio è luce, adesso ancora sale di livello e nella rivelazione dice che Dio è amore. E c'è stato, credo, un rabbino, un autore, che diceva così: se per un disastro planetario si distruggessero tutte le Bibbie del mondo e restasse una sola Bibbia, poi questa Bibbia fosse talmente carbonizzata che non si potesse leggere nulla, che questa Bibbia rimanesse solo questa pagina, si potesse leggere solo questo rigo, che Dio è amore, da questa rivelazione si potrebbe ricostruire tutto il resto, perché tutto ciò che Dio ha fatto viene da questo mistero del suo essere amore, del suo essere amore. E questo vuol dire per noi una cosa importante, che per rafforzare e sviluppare una relazione profonda con Dio possiamo poggiarci sulla capacità di amare, di ricevere l'amore non solo dagli uomini ma da Dio stesso, e di amare. Nell'amare noi abbiamo la strada maestra per una nuova conoscenza e una nuova relazione con Dio. Ecco, ne abbiamo tanto bisogno, perché noi viviamo in un mondo, soprattutto in Occidente, dove tanti non hanno quasi, almeno a livello della coscienza soggettiva, hanno quasi perso la relazione con Dio, e quindi il Signore ci dà strade nuove perché si possa riaccendere questa bellissima comunione con Lui. E
nel Vangelo abbiamo un esempio di questo amore di Dio che si manifesta in Gesù, un grandissimo esempio, più di un esempio, un vertice anche qui di rivelazione. E lo vediamo non in un discorso, non in una parola, ma nell'azione pratica. Gesù ha cominciato a predicare, l'abbiamo visto ieri, e c'erano già delle folle che lo seguivano, l'ascoltavano e non mangiavano più, diciamo, erano finite in una zona desertica. Gesù, vedendole, ne ha compassione. Ecco, questa compassione è l'amore di Dio che si manifesta nel cuore umano di Gesù. È una sofferenza profonda, perché vede queste persone quasi senza guida e senza futuro, come a volte noi vediamo i nostri figli. E dice il racconto di Marco che ne sentì compassione di questa condizione della gente, sentì compassione. La compassione di Gesù non è a volte come la nostra, che è solo un sentimento di pietà, è qualcosa divino e umano che porta alla soluzione del male di cui Gesù ha compassione. Gesù come lo risolve questo male della folla? Lo risolve in due modi. Uno, si mette a insegnare loro molte cose, la predicazione di Gesù, perché questa illumina. E poi, secondo, moltiplica i pani e i pesci, dà da mangiare. Questo prodigio di Gesù è descritto con tanta insistenza e particolari perché nella comunità delle origini era visto come il grande miracolo dell'Eucaristia, attraverso cui Gesù preparava il grande prodigio dell'Eucaristia. È un'anticipazione, sotto forma di un segno visibile, pratico, del mistero dell'Eucaristia, perché è proprio nell'Eucaristia che avviene la sostanza di quel miracolo. Nell'Eucaristia Gesù dà il nutrimento spirituale per tutti i suoi figli di tutti i tempi, nutrimento che nella prima metà è l'insegnamento. Gesù si mise a insegnare molte cose, come io adesso faccio con voi. Nell'Eucaristia Gesù ci nutre insegnando, e poi nell'Eucaristia ci nutre con il pane della vita eterna, che è l'Eucaristia. Difatti noi spesso riceviamo Gesù nella Santa Comunione, e in tutti i racconti di questo miracolo, degli altri anche evangelisti, si sottolinea che tutti furono saziati, e poi che avanzarono sia i pani sia i pesci. Si dice addirittura che raccolgono 12 ceste con i pezzi, con i pani avanzati. Perché questa cosa non è una nota di cronaca? È per dire che l'Eucaristia è inesauribile. Tutti mangeranno di Gesù, si sazieranno nel mondo come facciamo noi, e ne avanzerà ancora. È un prodigio che rimane nella storia, a disposizione di tutti quelli che avranno fame e vorranno nutrirsi spiritualmente di Gesù. E chiediamo al Signore che ci illumini un po' di più a capire questo dono immenso dell'Eucaristia. Durante la pandemia tanti di noi, anche sono venuti da me a dirlo, hanno avuto questo aiuto, questa gioia di pregare a casa con l'aiuto della televisione. Mi hanno detto alcuni padri: io ho pregato tanto, più di prima, e a volte quando prego a casa sono più raccolta di quando vado in chiesa. Questo è vero, perché si sviluppa una preghiera personale, però c'è una differenza infinita tra l'aiuto che noi abbiamo dalla preghiera personale davanti al televisore e l'aiuto che abbiamo da Gesù, che riceviamo direttamente da un sacerdote e attraverso la Santa Ostia. C'è una differenza infinita, come dall'Antico al Nuovo Testamento. È vero che noi purtroppo quando veniamo alla messa a volte non siamo preparati, perché dovremmo venire già con una vita di preghiera profonda, con una relazione viva tra di noi, invece siamo un po' terra a terra.
però nell'Eucaristia Gesù si dà a noi come quel giorno ha dato il pane a quella gente. E come tu non ti nutriresti se vedessi alla televisione in una cartolina quelli che mangiano, tu li guardi ma non ti nutri, così succede a noi, che se tu guardi gente che fa la messa e non ricevi Gesù dentro di te, non ti nutri come Gesù vuole che tu ti nutri. Quindi ringraziamo il Signore di poter venire alla messa, che è già un grande dono che altri non hanno. E poi facciamo il possibile, prima e dopo la messa, perché porti frutto quello che noi riceviamo. Quindi vivere non solo una vita di dedizione agli altri, che è importantissima, ma anche una vita di preghiera personale. Così sia.